Ciao beautine, bentornate in questo nuovo video. Allora, oggi vi propongo un trucco per andare a valorizzare gli occhi per coloro che indossano gli occhiali. Tra l'altro, ignorate i miei occhiali che sono super vecchi, ma ho solo questi, quindi ho dovuto necessariamente utilizzarli per questo tutorial. E direi di non perderci in chiacchiere e partire subito con il tutorial. Prima però è importantissimo specificare che sia per coloro che indossano gli occhiali, ma in generale per coloro che si truccano, è importantissimo definire e riempire le sopracciglia. Quindi mi raccomando, non saltate questo passaggio perché è fondamentale, soprattutto se utilizzate gli occhiali. Tra l'altro, il mio precedente tutorial era proprio sulle sopracciglia, quindi se siete interessate a sapere come disegno le sopracciglia, vi lascio il link nel box informazioni. Direi quindi adesso di partire subito con il tutorial. Inizio come mio solito ad applicare il correttore su tutta la palpebra e l'ombretto color carne opaco sotto l'arcata sopraccigliare e nella piega dell'occhio. Sulla palpebra mobile, nella piega dell'occhio e all'attaccatura delle ciglia inferiori utilizzo questo ombretto Tortora opaco. Andiamo a creare un punto luce nell'angolo iniziale dell'occhio, ma è importantissimo anche sotto l'arcata sopraccigliare, visto che è la zona che solitamente, a meno che non abbiate una montatura molto grande, è quella lì che compare fuori dagli occhiali e quindi è importante illuminarla. Vado a realizzare una riga di eyeliner in modo tale da andare ad allungare lo sguardo e a non far sembrare l'occhio più rotondo. Dal momento che solitamente gli occhiali tendono a rimpicciolire lo sguardo, andiamo ad applicare una matita burro, se ce l'avete, per un effetto più naturale, o bianca nel mio caso perché ho solo questa, nella rima interna inferiore dell'occhio, e andiamo ad applicare il mascara sia sulle ciglia superiori che inferiori dell'occhio. Questo ci aiuterà ad aprire ancora di più lo sguardo. E questo è il tutorial terminato. Io vi lascio come mio solito alle immagini finali. Spero che questo look pensato per coloro che indossano gli occhiali vi sia piaciuto. Ovviamente lasciatemi un like se è così e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao beautine!